Che caldo. Ok, siamo nel vulcano. Nel vulcano. Nel monte lava lava. Fa caldo, ma almeno abbiamo potenziato Sushi e Paracarri l'ultima volta, se non vi ricordate. Se vi ricordate. E stiamo andando. E abbiamo ottenuto anche l'ultramartello. E con Charles stiamo esplorando questo monte, sperando di trovare lo spirito stellare. Stavolta ti prendo. Ok, level up. Aumento ancora i PT perché mi servono. Mi servono PT. Happy Heart. Sì, per ora teniamo due Happy Heart. Paracarri. Ok. Uff, troppi nemici. Oh. Qui c'è un segmento un po' tedioso. Mario! Ah, aspetta un momento! Cosa vuoi, Charles? Secondo le informazioni che ho ottenuto, il tesoro nascosto dovrebbe essere qui. Ma devo continuare, devo proseguire. Ok, ok, tranquillo, Charles. Ti aiutiamo noi. Spingiamo questo blocco per 1 milione di anni. Hop, hop, dai, 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 aio. Prendo Lady Boo per sicurezza, ma voglio provare a fuggire da quel... coso spinato. Ok, via, 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 via. Perché non mi inquadra la telecamera? Ok. No, Charles! Ai! È tutto ondulato adesso. Charles! Mi ha fatto appena appena un graffio, vecchio mio. Oh, il mio povero guscio. Ah, fortuna che sei un esploratore, Charles. Scheggia. Qui. 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 Cioè, dove vai? Dove vai? Siamo vicini, così vicini. I miei sensi da cercatore di tesori stanno impazzendo. La mia intuizione mi dice che è da quella parte. Potrebbe essere, Charles. Io voglio trovare la scheggia stella. Eccola qua. Bonk. Scheggia stella. Ok. Seguiamo Charles. Ehi, un blocco. Super fungo. Bene, molto utile. Niente. What? Niente. Sciroppo acero. Mettiamo la super soda. È rimasto solo lassù. Scendi. Oh, vicolo cieco. Oh, eh? Sembra che non ci sia nulla. Oh, anche la mia intuizione può fallire ogni tanto. Ma non mi arrenderò. Torniamo indietro dall'altra parte. Forse il tesoro è un po' più in profondità nel vulcano. Charles, sei fortunato che non ho fuori Cooper come compagno. Se no sarebbe molto triste nel vedere che il suo eroe è un incapace. Ma gli vogliamo bene lo stesso, Charles. Ok, salviamo. E sapete cosa vuol dire, vero? Blocco di cura più salvataggio uguale Pikachu! No. Qualcosa di meglio? Mario si continua ad avvicinarsi. Identificato, sta cercando lo spirito stellare. Codice rosso, riportare al boss. Attenzione, attenzione. Sono delle telecamere.
Portare al boss un paio di balle. Dov'è questo boss di cui parlate? Oh, ok, ok, ok. Salve. Black Yokio, ce l'hai fatta, Mario? Voi, cattivi, cattivi venuti a rubare Spirito Stella. Cattivi che vengono a rubare Spirito Stella si fanno male. Noi non lasciamo che succeda, no. Noi intrappoliamo Spirito Stella. Prendiamo questo vulcano. Vulcano è nostro. È un bel affare. Facciamo, riscaldiamo le cose per te. Sconfiggiamo te, Mario. Oh, ecco il boss. Il lava piranha. Anche lui, ah, come tutti i boss, ha una musica da boss molto appropriata. Non capisco perché delle piante e il fuoco vanno bene assieme, ma comunque è la logica Nintendo, no? Come dice Chaga Conroy. Nintendo Logic. Allora, abbiamo un bersaglio che è lava piranha con i suoi due germogli. Quindi ha tre chance di attacco durante il suo turno. E noi dobbiamo impedirlo. Quindi il modo per impedirlo è sconfiggere i suoi germogli. E per farlo credo che l'onda anomala sia appropriata. B, A, B, A, B, A, B, A. Bonk, bonk, bonk. Ah, non è abbastanza, Beh, se è così abbiamo anche un pazzo di neve per voi. Può sembrare che siano nemici di fuoco, però non lo sono, quindi non sono deboli contro il simpaticissimo pupazzo di neve. Infligge 4 danni come normalmente. Però almeno abbiamo sconfitto i due. Au! Abbiamo sconfitto i due germogli. Lava piranha ha 40 PV, quindi non è un boss molto, molto forte. Abbiamo già inflitto 10 danni. E con questi. Oh, grazie. Con questi sono già altri 13. 23. Au. Sbonk. 29. Grazie, wow. Il massimo. Spruzzo. Yeah! Ti manca poco, lava piranha. Aua! Non riscaldarti troppo. Abbiamo il potere di Mario dalle nostre parti. Buffo power. E abbiamo vinto. Nulla di troppo difficile, vero? E non dà neanche molti punti stella. Eh? Cosa? Ok. Ok. Sì, non era finita. Lava piranha torna con altri 40 PV e un remix del suo tema musicale, ancora migliore di prima. Sempre 40 PV, i suoi germogli hanno sempre 9 o 10 PV se non sbaglio. E stavolta, paradossalmente, stavolta è debole contro il ghiaccio, quindi in sé è meno resistente di prima. Quindi gli faremo ben 10 danni solo con questo attacco. E potete disabilitare anche la pianta principale con un attacco d'acqua o di ghiaccio. Usiamo Tidal Wave. A giù, B, B. Ho fatto giusto! Non ci credo! Ho fatto più di prima! Yeah! Mario, non combatterai da solo! Charles, al salvataggio! Ia!
Charles! Au, au, au! Scotta, oh, brucia! Charles! Mi dispiace, vecchio mio, ma è tutto quello che posso fare al momento. Buona fortuna! Charles, tu resta un esploratore, è meglio per te. Cosa posso fare? Usiamo Astromente! Astromente, liberaci di loro! Oh, accidenti! Qui è troppo caldo per i miei gusti! Mi si appannano tutti gli occhiali! Bonk! Vai, Sushi, dacci dentro! Con un'altra Tidal Wave! Giù, A, giù, giù, B! Fallimento! Farò 3 danni. 4 forse. 3 danni. Oh. No, tornano in vita. Ah, ma non attaccano. Bene. Pupazzo di neve. Help me. Dum, 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 dum. Ok, usiamo... No, Squirt. Spruzzagli acqua. Bang. E abbiamo vinto. Nulla di troppo difficile, vero? È un peccato perché ha una musica di boss molto bella. Però è molto... Maga, maga! Oh, accidenti. Beh, sono 30 punti, non gli sputo addosso. E il boss è sconfitto. E il video è finito, cavolo. Beh, ecco fatto. Ora non c'è nulla tra noi e il tesoro, eh? Andiamo! Muoviti, spirito. Mi sta per finire il video. Ah, Astrina, il quinto spirito stellare. Ma io fermo qua il video perché siamo alla fine. Comunque, grazie di aver guardato il video. Abbiamo sconfitto il Lava Piranha. Yeah. Quindi alla prossima con un altro episodio, con il recupero del spirito stellare e penso anche il segmento di Peach. Quindi grazie, alla prossima. Ciao.